Buongiorno a tutti e grazie mille dell'opportunità che ci avete dato e che cogliamo. Mio nome è Francesco Tampieri, mi occupo dell'ufficio export di Battistini Vivai, una realtà vivaistica che opera in Italia e più in generale sui mercati ormai di scala globale. Oggi insieme a noi c'è anche appunto Giuliano Dradi che è qui presente, direttore generale dell'omonima azienda, dell'azienda Battistini. Giusto per dare una idea della nostra azienda, Battistini Vivai nasce come piccola realtà imprenditoriale di dimensione familiare più di 70 anni fa, nel cuore dell'Emilia Romagna, a Cesena. E ad oggi si è sviluppata come una grande azienda fortemente radicata sul territorio, sui mercati nazionali ed internazionali. A livelli di numeri disponiamo di tre laboratori di micropropagazione, abbiamo circa 115 ettari di diciamo open field nursery, quindi vivaio in pieno campo. 10.000 metri quadri di serre d'ambientamento, 30.000 metri quadrati di strutture apposite per l'ambientamento delle piantine e con una produzione che si aggira intorno alle 11 milioni di piante certificate all'anno. La nostra produzione maggiore è quella di piante micropropagate. Quando parlo di piante, parlo soprattutto di porta innesti certificati di alta qualità micropropagati insieme a piante autoradicate e soprattutto piante innestate di tipo drupaceo, quindi piante come per esempio albicocche, ciliegie e prugne. Altre piante di nostra produzione sono invece piccoli frutti, come per esempio mirtilli, more e lamponi, ma anche tutti quanti altri comparti che interessa il kiwi e le piante la frutta a guscio, quindi pistacchi, nocciole, noci e mandorle. Ad oggi l'azienda è presente in due nazioni, in particolare è presente a Cesena con il quartiere generale, dove abbiamo appunto le strutture che vi ho prima elencato, e abbiamo una seconda azienda, Vitrotrin, in Repubblica Ceca, che si occupa soprattutto della parte di micropropagazione. L'azienda ha deciso di investire a inizio anni 2000 in una diciamo estera che si occupa della micropropagazione di piante che poi vengono lavorate a Cesena. I mercati a cui facciamo riferimento sono quelli dell'Europa 27, ormai consolidati da diversi anni, in espansione tutto quanto il bacino russo e del Medio Oriente con in testa i paesi della cosiddetta area CIS come Kazakistan, Uzbekistan, Georgia, ma anche una parte interessante riguarda appunto l'America Latina, il Nord Africa e il Sudafrica. Vi proponiamo un breve video introduttivo alla nostra attività che raffigura un po' quella che è la filiera che seguiamo e che è verticalmente integrata all'interno della nostra azienda. Come potete vedere, è tutto a inizio appunto nel laboratorio di micropropagazione, all'interno del quale c'è un vero e proprio inizio della nostra produzione. E come potete vedere in queste immagini, abbiamo la preparazione dei substrati di coltura atti poi a andare a coltivare e micropropagare tramite gemme le nostre giovani piantine. Ci teniamo a sottolineare che questa tecnica di micropropagazione è un po' il fiore all'occhiello della nostra società e della nostra attività, in quanto ci consente di riprodurre su larga scala diverse tipologie, diverse varietà e diverse specie di piante, garantendo altissimi standard qualitativi e un'alta uniformità di prodotto su scala industriale e in ultimo, ma non meno importante, ha la garanzia di avere standard fitosanitari in linea con le normative europee di più alto livello. È
È inoltre opportuno sottolineare che come azienda e come laboratorio in particolare svolgiamo anche attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con enti terzi quali università e istituti di ricerca. Subito dopo abbiamo la parte di ambientazione in cui delle piante in cui in pratica avvengono tramite trapiantatrice meccanica che avete potuto visionare nelle precedenti slide dei colleghi. Vengono trapiantate le piantine dal substrato di coltura di agar a dei contenuti alveolari, a dei contenitori alveolari di questo tipo. Le piante sono quindi in grado di passare dal laboratorio a una fase di ambientamento e di andare quindi in serra. Abbiamo questi tunnel dove, come anche poi in laboratorio, abbiamo la possibilità di andare ad agire e controllare tutti quanti i fattori di crescita per le nostre piantine, come per esempio la temperatura, l'umidità, la ventilazione e anche poi tutte quante le ore di luce e di ombra che possiamo dare alle piante. Questa parte invece è successiva, sono strutture chiamate ombrai in cui risiedono le nostre piante, anche queste con diversi impianti per la coltivazione di piante in alveolo, dove disponiamo degli impianti di fertirrigazione e irrigazione anche qui per avere un controllo sempre più mirato alla certificazione delle nostre piante. Da qui avviene poi la spedizione tramite cartoni e che poi viene smistata un po' in giro per tutto il mondo. Inoltre da questa parte possiamo vedere anche come l'azienda è in grado di fornire piante in vaso, in questo caso di kiwi, di pistacchi, di noccioli. Quando parlo di pistacchi parlo di porte innesto UCB1, sia in vaso ma anche a radice nuda. In questo caso abbiamo il nostro vivaio che vi ho menzionato prima, a cielo aperto in campo di circa 115 ettari che raggruppa diverse porzioni di terreni afferenti tutte quante alla stessa regione che è l'Emilia Romagna, tra le province di Bologna, Cesena e Ravenna. E questo vivaio dispone delle più alte tecnologie macchinari in grado di coltivare porta innesti, ma anche tutte quante le nostre piante innestate che andremo poi a levare dal campo dopo una coltivazione di 1 o 2 anni a seconda che siano innesti o piante innestate come albicocche per esempio in questo caso e per poi essere commercializzate. E ricordiamo che le nostre piante sono tutte quante virus esenti e abbiamo tutte quante le certificazioni utili per commerciare piante in territorio europeo e extraeuropeo, anche grazie a standard certificativi come la qualità vivaistica italiana che corrisponde alla virus esenza. Grazie. È importante, così vorrei soffermarmi anche su altri due punti molto velocemente. I progetti di ricerca e di commercializzazione che stanno così nascendo e sono in corso, i nostri cosiddetti lavori in corso dell'azienda Vivai Battistini, sulle colture che stanno avendo particolari sbocchi sul mercato, come per esempio zenzero, curcuma, avocado, paulonia e arabica. Come dicevo prima, abbiamo sottoscritto diversi accordi, alcuni dei quali molto importanti, con aziende leader del settore, come per esempio è stato con l'arabica nel caso di Illy Caffè, un noto brand nazionale ed internazionale, con cui abbiamo la possibilità di avviare e strutturare dei progetti di filiera non solo in Italia ma anche in altri paesi. Grazie per la vostra attenzione e speriamo di poterci incontrare dal vivo il più presto possibile.